Diciamo che a fronte di questo dibattito spesso convulso e aggressivo abbiamo ritenuto di riflettere sui quesiti referendari, che anzitutto sono troppi, 41 su 137. Potete immaginare come un cittadino qualsiasi, anche di ottima cultura e che segue un po' la stampa, possa ragionevolmente capire di che si tratta. Ecco perché vogliamo spiegarlo. Noi ci siamo impegnati a studiare queste questioni e proprio per questo vogliamo pubblicizzare le ragioni del no. Non perché siamo a favore o contro qualcuno, non perché siamo contro il Presidente del nostro Consiglio dei Ministri. Le ragioni del no, come le possiamo riassumere da un punto di vista storico, se lo vogliamo inquadrare in questo contesto? Mettere mano alla Costituzione con una riforma come quella che è stata prospettata dall'attuale governo, a mio parere rischia di diventare un'operazione addirittura contraria alla storia, non per quello che riguarda la possibile modificazione, sempre legittima, della seconda parte della Costituzione, ma per il metodo che è stato usato, che è davvero assolutamente opposto a quello che i padri costituenti hanno utilizzato nella elaborazione della Costituzione italiana. Credo che bisogna stare molto attenti quando si mette mano alle riforme costituzionali e alle Costituzioni, e quindi credo che sia importante, ho aderito a questo comitato per il no perché credo che sia importante, dicevo, un lavoro di alfabetizzazione, cioè far conoscere alle persone perché possano formarsi una loro libera opinione su come e sul perché ci viene formulato questo quesito referendario. Poi ognuno deciderà secondo la propria opinione, l'importante è che abbia gli strumenti per farlo in maniera cosciente. Questo nel rispetto anche di quel valore del voto per i quali qualcuno ha lottato e ha rimesso anche la propria vita lottando sulle montagne al tempo della liberazione, quindi mi sembra che questo sia molto importante davvero. Che non hanno mai avuto, che non ce l'hanno.